Camminare nella storia a 15 metri di altezza, un'esperienza unica che è possibile fare a Cittadella. Si trova a Padova, infatti, l'unica città murata di tutta Europa che vanta un camminamento a ronda completamente percorribile. Una vera e propria meraviglia che da qualche settimana ha i riflettori puntati perché è posizionata nella top 5 delle migliori destinazioni turistiche d'Europa 2023. Un obiettivo importante, siamo arrivati quinti a livello europeo e quindi abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Tutto parte da lontano, parte dagli anni 90 quando si è iniziato con il restauro delle mura, le nostre mura nate nel 1220, nel 2020 abbiamo compiuto appunto 800 anni e con il termine del restauro avvenuto nel 2013, circa 15 milioni di investimento, da lì è partita insomma la corsa al cercare di diventare una città turistica. Cittadella spicca su capitali come Praga, Copenaghen e Londra. E se da una parte non si fanno attendere la notorietà e la visibilità delle riviste di turismo europeo più seguite e apprezzate, dall'altra il turismo a Cittadella è di casa. Ad oggi le nostre mura dopo il Covid sono ritornate ai numeri di pre-Covid, circa 80-90 mila visitatori che arrivano da tutto il mondo. L'anno scorso principalmente gli Stati Uniti sono stati i principali che hanno visitato le nostre mura, per poi essere seguiti dal centro Europa, quindi tedeschi in genere. È chiaro che Cittadella punta su quello che è il turismo, un turismo lento, no? Quel turismo che va sia a visitare le città importanti come possono essere Verona, Venezia, principalmente in Veneto, per poi passare per Padova, ma che vuole visitare quelle città caratteristiche come la nostra. Fondata nel 1220, la città fortificata serviva per tutelare il contado padovano. Numerosi infatti i domini che si sono susseguiti nei secoli, una storia che si respira ancora oggi non solo nel chilometro e mezzo di cinta muraria, ma in ogni singola via del centro. Tuttavia l'aspetto storico rimane solo uno dei tanti punti di forza di un luogo tutto da scoprire. I turisti stranieri sembrano apprezzare molto queste realtà, poi abbinate magari a un pranzo da qualche parte, una visita magari a un museo un po' particolare, a un'area naturalistica come può essere quella del Brenta o quella delle Palude di Onara, che il turista cerca appunto queste realtà.